Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come attimi di preoccupazione per il piccolo di casa Windsor, le sue condizioni di salute preoccupano tutta la famiglia ed ovviamente i sudditi. Proprio lui viene tenuto strettamente sotto osservazione. Ecco tutti i dettagli a riguardo. Casa Windsor, nelle ultime ore, come accade ogni giorno, il pubblico si è interessato incredibilmente alla famiglia reale. Quest'ultima in diverse occasioni ha tentato di mostrarsi in perfetta armonia anche quando gli stessi membri della famiglia attraversavano un periodo molto difficile. D'altronde la stessa regina Finn dalla tenera età ha dovuto mostrare forza e costanza senza potersi concedere troppo qualche attimo di pace. Essendo a capo di un regno di grande importanza, ricoprendo quindi un ruolo estremamente fondamentale per tutto il suo popolo, lei deve trasmettere forza e sicurezza. Pare però che, nonostante i suoi infiniti tentativi, in diverse occasioni il pubblico è stato condotto da ben altro. Negli anni appunto, nonostante gli infiniti tentativi della regina, sul loro nome si è scatenato un putiferio mediatico inimmaginabile. Famiglia reale, anche se gli scandali che hanno colpito la loro famiglia tuttora non sono visti di buon occhio, i sudditi sono costantemente preoccupati dei loro sovrani ed in particolare della loro salute. Vediamo quindi nel dettaglio chi ha attirato incredibilmente l'attenzione e quali sono effettivamente le sue condizioni di salute. Il piccolo di casa Windsor preoccupa tutti i sudditi per via delle sue condizioni di salute, tutti i dettagli. Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi anni il popolo si è interessato incredibilmente alla salute dei propri sovrani nonostante gli innumerevoli scandali che hanno colpito la famiglia. Ad oggi, perfino i più piccoli della casa devono mostrarsi al pubblico come membri fondamentali della famiglia ricoprendo quindi un ruolo incredibilmente importante fin dalla tenera età. La notizia di cui vi andremo a parlare oggi però riguarda una preoccupazione che risale a diversi anni fa ma che si lega ai nostri giorni. Harry e Meghan, come ben saprete nel 2019 Harry e Meghan hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Il quale con la sua nascita ha portato con sé molta preoccupazione. In molti appunto temevano e temono tuttora che la sua salute sia compromessa per via di alcune patologie ereditarie che hanno colpito la famiglia nel corso degli anni. Dovete sapere appunto che diversi reali nel corso degli anni hanno sofferto di alcune patologie. Re Giorgio III ad esempio soffriva di un grave disturbo, ovvero nausea continua e perdita di coscienza. E come lui anche tanti altri, grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.